Nella chiesa ortodossa russa Santa Maria Ripalta a Pistoia si è celebrata la liturgia della grande benedizione delle acque. Questo rito tradizionale appartiene a una delle feste più suggestive della chiesa ortodossa, che si svolge durante la festa dell'Epifania che la chiesa ortodossa celebra il 19 gennaio. Dopo la benedizione i fedeli portano con sé a casa l'acqua benedetta in bottiglie. Se ne servono per benedire le loro abitazioni, gli animali domestici e i loro averi. Questo il secondo appuntamento della settimana di incontri e preghiere tra le diverse confessioni cristiane. Un appuntamento celebrato ogni anno in tutto il mondo, ma diventato in città segno di amicizia e occasione di conoscenza per l'impegno e il coinvolgimento della diocesi di Pistoia, della Chiesa ortodossa rumena, della Chiesa ortodossa russa, della Chiesa battista e di quella valdese. Stamattina qui è stato celebrando praticamente la festa dell'Epifania e la benedizione delle acque, in modo particolare stanno benedicendo le acque ricordando il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Benedicono l'acqua per i battesimi e l'acqua lustrale per le benedizioni. Noi questo rito l'abbiamo in genere il sabato santo nella Veglia Pasquale, la Chiesa ortodossa invece lo celebra il giorno dell'Epifania. Nei paesi dell'est questa benedizione viene fatta all'aperto, lungo i fiumi o nei laghi, dove viene immersa una croce nell'acqua. Qui certamente c'è un bacino per l'acqua dove verrà immersa la croce, che ricorda appunto l'immersione di Gesù nel fiume Giordano. Gesù che entra nel Giordano benedice tutte le acque. Gesù che è Dio e come Dio entrando nel fiume Giordano santifica le acque non solo del fiume Giordano ma di tutti i fiumi, di tutte le acque del mondo, perché diventino acque che portano la salvezza, il battesimo.